Eccoci qua. Buonasera. Ragazzoli, buonasera. Stavolta facciamo un gameplay un po' più particolare. Sì, andiamo indietro nel tempo. Ho portato proprio un aggeggino che ci ha fatto tornare indietro nel tempo. E già state vedendo come il gioco sia di una... di una proprio antichità enorme. No, beh, però comunque ha il suo fascino. Il gioco in questione si chiama Vendetta. Come vedi dalla storia, hanno rapito Kate. The Dead End Gang. Kidnaps Kate, a protégé of Hulk. Niente, mi dispiace. Allora, ti spiego perché si è fatto così questo gioco. Praticamente questo gioco riprende un po' tutti gli stereotipi dei personaggi degli anni 90. Praticamente stai vedendo adesso un Hulk Hogan che lancia cose. Un Apollo Creed che combatte come un pugile. C'è anche un mezzo Jean-Claude Van Damme. E c'è anche un mezzo Mr. T. Comunque questo gioco Mr. T questo gioco sarà il mio personaggio. Sì. Questo gioco è veramente violento. Uno dei giochi più violenti che ho giocato. Adesso te lo facciamo vedere. Quindi Sledge, questo ex military convict. Boomer martial arts. Book, former professional wrestler, ovviamente. E Blood Express Fighter. E io scelgo proprio Sledge. E allora io prendo Blood. Vedi, abbiamo rapito questa bella ragazzuola. You want to hair back, you know? Vabbè, dobbiamo andare a prendere questa. E dobbiamo farci schifo, è il primo boss, vedi, l'hanno rapita e se ne vanno. E qui comincia il gioco. Vedi, bisogna o prendere gli oggetti, picchiarli e scazzottarli. Se usi la B, che è il tasto del calcio, li picchi da terra. Ah, interessante. Quindi in questo gioco non si salta. No, in questo gioco non si salta. Si sa, si da. E quindi mi hanno colpito nei gioielli di famiglia. Cosa? Che cosa ho appena... Che mossa... Fantastica! È la capata in volo, ma vedi? Come fa poi? Torna. Picchiava dietro la schiena, però è praticamente proprio sorretto. Ma puoi anche colpire con i calci, cioè puoi fare anche una serie di combo con i calci. No, ma io l'ho fatto da sola, ecco. Ma quando prendi le mazze. Fra di noi no. Ok. Però se picchiamo costui, quindi ci dà una mazza. Ah, una mazza. Questa simpatica mazza. Sì. Questa simpatica mazza. Niente. Vedi, ha l'effetto di attaccare le persone in modo efficace. E poi prende anche lattine. Puoi lanciare tutto, è un gioco. Usa se shot. Prendere energy. Vai, divertiti un po' con la mazza. Wow, mi hanno fatto tutta la vita. Pam. Vedi? Aspetta, ora ti faccio un di mazza. No! Oh, prenditi la mazzuola. No, mi piace anche molto. Prendi la mazzuola. Bam. Vedi, la mazzuola gli provoca un danno enorme. La mazzuola me la prendo io. Mi fai proprio male. Ah, vedi, è uno scontro fra mazzuole a un certo punto. Bam. Rialzati, dai, rialzati. Bam. Ok. Il gioco mi ricorda che sono meno vite. Non so perché se no, perché hai meno vite di me. Stanno colpendo, E questo è il boss di fine livello, quello brutto e disgustoso che tu dicevi prima. Cattivo. Noi. Ah. Vedi, se adesso la prendi con la mazzola, li lanci direttamente fuori dallo schermo. Per quanto non mi sono convinto. Vai, picchialo. Quando è a terra, mi raccomando, prendi il tasto del calcio. Così lo picchiamo da terra. Mamma. Questo gioco fa letteralmente uscire il calcio di te. Ci ha tranciati. No, ti stanno facendo. Abbiamo perso la mazza. Non fa niente, quindi continuiamo a picchiare. C'è dell'energia, prendi l'energia. Ah,
Aia. No, mi sono morto. Devo continuare, poi faccio l'ultima. Ok, ti faccio entrare io. Cambia personaggio, sono morto anch'io. Io prendo Jean-Claude Van Damme. No. Vedi Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude Van Damme mischiato con Chuck Norris. È un Chuck Norris senza baffi, lo mischiato. Bam. Bam. Guarda. E abbiamo fatto il primo livello. Come ti sembra, vedi? No, è molto coinvolgente, cioè devo dire la verità. Tu non l'avevi mai giocato, questo è il boss del secondo livello. Bello questo. Ermonnezza, vabbè, ermonnezza. E qui cominciamo a fare sul serio, perché come vedi escono anche altre armi, fucili, insomma, molotov. Puoi far cadere le persone. Puoi far cadere le persone dai palazzi, dalle impalcature. Il calcio volante alla Van Damme, alla Chuck Norris. E questo di che anno è questo gioco? Questo gioco è vecchissimo, dovrebbe essere 1909, agli inizi del 90. Infatti l'avete visto all'inizio, nell'intro iniziale, c'è cioè proprio 1990X. I coltelli, qua mi hanno ucciso. I coltelli pure li puoi prendere. Sì, 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 sì. Mentre vedo che lanciano tutto. I coltelli puoi anche lanciare con il lancio. Vedi? E come si lanciano? Come tu assassina in modo. Ah, una dinamite scappa. Poi c'è una molotov. Simpatica molotov. Lanciala io addosso. Come si lancia? Come si lancia? No, dovessi colpirlo. Pochi tasti, forse perciò è. Questo mi colpisce. Picchiato e malmenato, bullizzato. Bello. Ci ha provato. Molto caratteristico. E al Kugan va. Sì, eh? Complimenti. Un'ottima scelta. Cioè, secondo me è un gioco fantastico per l'epoca. Ah, guarda la figata. Mentre tu mi uccidi tirandomi un mattone addosso. Io torno su Blood, che è quello, il mio preferito Blood. Centrale anche te. Te ti è piaciuto al Kuga? Sì. E qui mo facciamo un po' più sul serio, perché ti picchiamo così. Ah. Oh, ci sta. Però prendiamo un po' noi. La catenella. Ah, è il boss questo. No, non è il boss, il boss è molto più capelluto. Ah. Un mini boss. Mi sta riprendendo. Ah. Mi è beccato una gomitata in pieno petto. Ma è frustalo. Frustalo con cattiveria. Vieni. Hai tutto. L'ha lanciato. Eh no, è finito, aspetta. Joe Oshugi. Oshugi? Oshugi. Oh. Osugi, o forse. Morivano sempre così, con delle urla disumane. Ciao. Non è finito, non era il boss, era solo Joe Osugi. Il boss finale è quello là capellone, che è Ermonnezza, che muove tra poco. Mappa divertentissima, scappa perché succederanno cose adesso. Ah, questi qua grandi hanno paura dei gatti. Che significa hanno paura dei gatti? Quando tu per esempio prendi un bidone o una cosa del genere, loro impazziscono e li puoi uccidere più facilmente. Ah, fantastico. Qui c'è l'energia. Chissà, si dopo ne andrà a prendere uno. Ah, tu colpisci qui, vedi, bravo. Mazze contro catene. Mi stanno picchiando.
No, ma la mazza è... beh sì. Ah, però ti prendono alle spalle. Guarda, guarda. Sono dei pigliacchilli. Moriranno tutti. L'importante è bloccarli a terra. Se... aspetta, aspetta, aspetta. Oh, la nostra amichetta. E c'è anche il mostro Missing Link, l'anello mancante si chiama. Bah, adesso hai capito il perché si chiama l'anello mancante. Attenzione. Brutta di fare le manate così. Fa molto molto male. Guarda i piccioni. Ai. Piccioni, piccioni. Bam. Siete ucciso. Ovviamente noi stiamo usando monete infinite, eh. In sala giochi questa non esisteva. Si è preso Chuck Norris mandare. Era anche Chuck Norris mandato. Ah, da terra puoi anche colpirli dei calci. Dei calcini. Ma questa mossa è fortissima. Sì. È il calcio farfalla di Gianco Sbandato. E no, sono tutti presi da messaggi veri. No. Arriva un nano malefico e porta via la nostra ragazza. È un doppio nano malefico, vedi? Freddy the Freak. È infinito, continuerà. Questo è il livello che ti dicevo. Fai attenzione a questo livello perché ti divertirai. Questo livello è pazzesco, ragazzi. Qui vediamo un ristorante di pesce. Sì, pesce. Vabbè, che ha perso la vetrina. Un tetto. Vai, picchio da terra. Assassiniamo un po' di persone. Vai, ma no. Prendi la mano, prendi l'usil. Fai attenzione perché adesso usciranno dei mostri un po' particolari. Adesso vedrai. Geneticamente modificata, tutti. No. Le tartarughe ninja. Le tartarughe ninja era un bel gioco, avete fare il gioco. Però sai, secondo me era troppo sopravvalutato. Vabbè, ma è un gioco un po' stupido. Però sai, tutti vedevano le tartarughe ninja in TV. E anche io, e quindi. Appunto. E si combatte ancora. I nostri eroi, cara. Tu li stai facendo del malissimo. Scappa la ragazza. Quindi questo è un altro chiaro riferimento a Double Dragon, che è un altro gioco famosissimo dell'epoca. Sì. Quindi ci sono un po' tutti i personaggi simili a quelli, però in una chiave più divertente, più... Sì, è una parodia. Io ho preso la frusta, quindi ho provato una... La frusta è bellissima. La frusta è bellissima. Sembra molto utile per... Andiamo nel bar. Ah, nel supermercato. Andiamo un ciccio. Mi ha ucciso. Da un cazzotto mi ha ucciso. Sì, la frusta... Frusta. È uscito uno di... un individuo strano, un maniaco, un maniaco piromane, un maniaco piromane. Ce l'hai in fondo, mentre io prendo a calcio il pagliaccione qua. Bam. È morto questo? No, è sepertino, no, e basta. Ma si mette il fuoco da solo. Ah, hai visto come trema quando... Hai visto come trema quando prende fuoco? Sì. Aspetta. Oh, ma questa fa malissimo. Fai attenzione con questo. Ai. Mi hanno dato un cazzotto nei gioielli di famiglia. Non si alza più. Ah, scusa. Sono frustizzato.
spaventato ragazzi. Chissà se succede qualcosa se non spaventi. No, no, no. Vabbè. Sono lì di contorno. Vedi se faccio troppo. Lo spiattello del bidone. E noi adoravamo questo stile di gioco, perché poi... Vabbè, immagino perché... Era quello che ti faceva giocare sempre con qualcuno alla fine. 3-1. Aspetta, ti metto la moneta. No, non voglio prenderlo. Si è preso di nuovo Mr. Q. Sì, sì. Devo dire la verità, è uno di più. Anche se devo ancora provare il Q. Ah, Blood. Blood è fatto bene, forse è migliore. Aia. Allora cambio io. Ma si è fatto male da solo. Mi sono preso al culo. Sto in giro. Staff. Ma non muore. Fare pervertito. Arrivano sempre cattivissimi. Bello. Mentre mi malmeno io catenizzo questo. Sta buona, buona. Hai frustizzato tu? No, no, non me l'ha fatta vedere. Non ti ha fatto frustizzare. Entriamo nel casino, ovviamente. Le migliori intenzioni. Ah. Al Hogan fa il suo dovere però, eh. Sì, fa molto molto male. Eccolo qua. Ah, uno dei. Uno dei trick. È arrivato il trick. Guarda che bella coppia. Prova di blog. Ah, vedi, è molto molto sulla box. Mi ha dato un cazzottone. Vedi, io devo colpirlo al volo invece. Ma uno è morto e anche l'altro. È stato più semplice che uccidere quello di prima. Ma tu l'hai visto, lo so. Sì. Complimenti però per il carattere. Adesso c'è Cruel Kurt. Cruel Kurt di. Attenzione. Adesso sono usciti i cagnetti. Lascia. Lascia. Ah, vai, infatti, con il calcio. Da notare anche la cattiveria di questo gioco, perché da terra puoi sparare in testa. Al giorno guarda tutti, penso tutti gli animalisti. Subito un gioco da vietare, giustamente. Quanti giochi ci sono in cui fai del male a degli animali come questo? No, 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 non è detto, perché nell'ultimo Call of Duty 2, cioè nell'ultimo Call of Duty World Tour 2, ci sono comunque i cani. Sì, sì, sì. Quindi non è vero. Vabbè, questa cosa, va, non so. Oh, guardalo, 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 picchialo. Puoi farli cadere a mare. Sono Doberman mutati genetici che sbavano, fanno un po' schifo. Sì. Lascia. Si danno pure molto fastidio. Lascia. Comitate nei fianchi, vedete. Ma guarda, adesso ci ho fatto caso che forse hanno rubato la faccia di questo, che vedi con la catena. Sì. Per metterlo in Metal Slug in qualche personaggio, perché fai anche i denti. Sì, ma voglio una di queste lacci, no, no.
però se ti colpiscono ti fanno del male. Vedi? Aveva tutta una ragione. Ho preso la catena. Lo sto malmenando. È uscito qui il curto, eccolo qua. Il boss di fine livello con un ancora in mano. Vediamo un'ancora in mano. Quel tutto lo picchiamo. Ah, ci ha ucciso. Anche io. Metto un altro paio di monetine. Sto prendo lo Jean-Claude Van Damme. Folli bombaroli. Questo boss è più forte. No, lo stiamo picchiando. Ci sta facendo bella la capata al volo. La capata al volo che fai tu è stupenda. Sì, 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 perché è una delle cose più belle del gioco. Però loro fanno troppo troppo male con queste cartelle. Ma l'uomo con l'ancora pure è abbastanza diretto, eh? Anche perché vedi non va a terra. Va difficilmente a terra. vabbè, ma deve soffrire anche lui. È morale, dopo tante morale. Vite che abbiamo utilizzato. Stage 4. Quanti stage ci sono? Pochissimi, pochissimi. Siamo al quinto. Quasi siamo dominated by Big Boss. Quindi l'ultimo quadro e finisce. Sì. Questo è the final showdown. Quindi 5 stage. 5 stage. Ah, adesso la mia mossa non serve a niente. Sempre cadono oggetti. Però penso di molto poco. Sai che questa essendo la versione americana l'hanno censurata. Dici? Sì, sì. Perché i cani non ti mordevano. Cercavano di fare altro in questo giorno. vabbè. Giusto per l'onore della cronaca, perché gioco merita, potete giocare anche non censurato, i giapponesi poco se ne fregavano. Invece gli americani, vedi, fanno sempre opere di censura enormi. Vabbè, è così. Sono sempre così alla fine. Anche se ultimamente non di altro. Tu dici? Non lo so, non vivo in America. No, non so. Sono morto. Vai. Mamma mia. Uniscono, non devi prendere il però io li lancio. Ok, siamo in... Partencing Crime! Prendi un cactus. Io ti ho tirato in faccia una scatola. Devo dire la verità, il salto la testata in culo è una delle mosse che amo di più. Prova a non premere nulla e premere comunque i due tassi, fa un'altra mossa ancora, devi fare la spalla. Io meglio dare il cazzo tu.
cazzo suona la Bud Spencer. E tra l'altro ve lo anticipo, va, è uscito il gioco basato sui film di Bud Spencer e Terence. Davvero? Questo non lo sapevo. Si chiama Botte e Fagioli. Questa è la... sviluppato da... ah, è un brand italiano. Ovviamente. Prima o poi lo faremo. Sarebbe un grosso divertimento. Poi lo faremo perché merita, finalmente è uscito. Abbiamo quasi finito il gioco, a quanto pare. Se non mi sbaglio, manca poco. In motocicletta, facciamo fuori così. Ah! Folli bombaroni. Mannaggia. Folli bombaroni. Mi hanno ucciso. Non mi hai detto se ti è piaciuto Blur? Sì. Qual è il tuo preferito? Se la contendono Sledge e Blood. Sledge per la capata, Blood invece? Perché è molto versatile quando comunque nei combattimenti ravvicinati, sì, combattimenti. Per esempio Sledge è lento nei calci. Sì, ma pure il mio, eh? Siamo più da mazzata noi. Poi c'hai i braccialetti metal. Vai. Aia. Spostati. Mi basta anche in testa, io non so. Grazie. Mi dispiace, ma com'è il passo attraverso la porta? Questa è una nota vabbè negativa. Si è aperta. Si è aperta. Vedi i gatti, cosa si spaventano. Questi grandi omoni si spaventano con dei gatti neri. Però ti fanno tutto molto molto male. Guarda. Sono morto tantissime volte. E siamo arrivati al boss finale. Fausto! Guarda, lo sembra. Che capello, sembra quello di Tekken, come si chiama? Sembra Eiichi, vero? Era un po' più sì, grasso con i capelli colorati. Fausto! E siamo in sede capelli, giustamente. Ma guarda, guarda come è vestito bene, Stanno malissimo. Cioè, scarpe di Aladdin. Immaginati quanti soldi avremmo dovuto spendere noi, La lascia perdere, non ho mai fatto questo calcolo. Però penso un 10 euro. Cioè, te lo compravi un gioco. E te lo compravi per una sola volta. Vabbè, sì, una volta finito. Però vuoi mettere la fiatata infernale di Faust? Ti ha preso per il naso? Non so se hai notato. Sì, fantastico. Ti ha alzato per il naso. E poi c'è dietro la femmina. La femmina che... dove c'è un posto dove c'è scritto comunque, stop real crime. Uno di quelli che mi è piaciuto di più, che mi ha fatto vedere anche tra quelli primi, era quello lì della... che si poteva trasformare in animali. C'era quello di lupo, c'era il toro. L'urso. Com'è che si chiama il gioco? Metamorphic Force. Ci dobbiamo fare un sì, video. Lo faremo. Guarda, comunque ci sta sparacchiando. Sì, ci sta facendo malissimo. Ma è quasi morto. Mi ha disintegrato. Però è morto e ti faccio anche gli affari. E così liberiamo la nostra ragazzuola. Dove siete che stati tutto davvero questo tempo? Grazie ai Cobras. Katie Cutie.
è stata liberata, recuperata da Dead End City, liberata, vabbè. Ma in realtà questo gioco, la verità, extra 6, questo gioco, ti dicevo, prevedeva uno stage finale, che è questo, dove si combattono tutti i mostri di fila, che giustamente non potevi stare tranquillo, tu hai chiuso i chiedi. Dopo che ti sei fatto un mazzo così per salvarlo, loro ritornano con motoseghe e facce da psicopatici. Però questa cosa era divertente, perché di regola quando finivi questo tipo di giochi il gioco ripartiva da capo, e quindi insomma dicevi basta, prima o poi festeggi. Adesso immagino che troveremo l'amico, Joe Osugi. Fantastico Joe Osugi. Uno dei personaggi più bislacchi mai visti in un gioco, guarda. Anche questi due, accoppiarli è fatta apposta, secondo me. E Rude e Bros muoiono insieme. Joe Osugi. È una serie di urla di sua madre. Molto alla Fantozzi. Sì, un pochino sì. Ecco la nostra Cutie Katie. È uscito Faust e Kurt. Adoro Faust. Faust e Kurt. Però devo dire la verità, sono un po' nerfati rispetto alla loro versione. Sì, Però vabbè. In che senso? Fammi vedere. Che sono un po' più deboli sì. Se no è impossibile. Comunque sono due. Cioè vabbè che rubarti i soldi, però. Non esageriamo. Cioè, io stavo dimenticando che ero. Tu sei il vero, tu sei il capatore. Sledge. L'uomo capato. No. Siamo morti entrambi. 7.000 monetine. Praticamente 3,50 euro. Fuori di più. 5 crediti, 3,50 euro. 50 centesimi al credito, non era più o meno così. No. Quando noi era 200 lire e cioè? A partita. Cioè, tu con 1 euro dovevi fare 20 centesimi in una partita. Capisci? Così era equo. Se ciò non esiste una presa del gioco. Ahimè. Mentre mi frustano sull'orecchio. Faust penso che sta per fare una brutta fine. E Faust, è morto Faust. Stop! Continuano a venirci addosso costoro. Basta! È un invasato! C'è un tipo invasato! Ah, non ti ho fatto entrare. È arrivata anche Cutie Katie. E il gioco è finito. Quindi ti fa vedere tutti. Tutti i boss che hai distrutto. Congratulation! Li hai uccisi tutti e hai portato la pace. E la verità? A Dead End City. Grazie per aver giocato. E questa era la scena classica, guarda. Lo so, ti stai commuovendo. No, li lascia proprio con quel dire. Cioè, nel senso. Con quanto abbiamo giocato? Una mezz'oretta, sì. 45 minuti. Sì, forse. Ma nemmeno. E ti racconto una bella storia. Che alla fine, vabbè, ci spendevi molti soldini. Però. Devo dire la verità per quello che ti presenta. Gioco della Konami del 91! Ricordatelo, raga. Questo era un gameplay
di Lady Action, il gioco ricomincia da capo, come vi ho detto, perché così ci giocheremo quando ho fatto il gioco, perché giustamente non potevi, avevi finito il gioco, meritavi di continuare a giocare. E ci risentiamo per un prossimo gameplay. Ciao raga, ciao.